L'intervista non è con il direttore Massimiliano Longo, Massi ci farà da valletto. Ciao Massi, ci presenti gli Ex Otago. Siamo qui al Music Italia con gli Ex Otago. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Allora ragazzi, stramarassi e appunto per chi non vi conoscesse già si capiscono quelle che possono essere le vostre origini in qualche modo. Beh sì, abbiamo voluto essere molto chiari, veniamo da Marassi, parliamo di Marassi e parliamo di Genova, insomma... Genova ce l'abbiamo sulle spalle, la portiamo ovunque, Marassi in particolare. Comunque è un momento musicale davvero particolare, Marassi tra l'altro anche stramarassi, avete voluto ripubblicare il disco con anche dei remix molto particolari e soprattutto dei duetti, per esempio mi hanno colpito quello con Levante e Marianne Mirage, me li puoi spiegare e raccontare un po'? Ma sì, diciamo che tutto nasce un po' dalla collaborazione con Jake La Furia che un giorno ci scrisse e disse Marassi è una gran figata, facciamo qualcosa insieme. E così abbiamo, anche se Jake inizialmente sai, non è che è proprio vicinissimo a noi a livello di mondi musicali, però insomma noi amiamo sempre mischiarci con le persone e poi Jake si è rivelato veramente un figo della Madonna perché ha fatto una collaborazione, ci ha mandato delle note vocali subito che ci hanno stupito un sacco e ci sono piaciute da matti, così abbiamo detto ok, proviamo a Milano in un concerto, ha fatto una collaborazione con noi live, ci è piaciuto un sacco. E da lì in poi abbiamo conosciuto un sacco di gente, di artisti molto fighi durante il nostro cammino, no? Durante il nostro tour, e così è venuto un po' naturale, provare a fare altri featuring, a registrarli, a pubblicarli, ecco. Il valletto ha voluto... Eccoci qua, sì, facciamo girare il microfono. Beh, dicevamo appunto di questi duetti, ma comunque voi siete sulla scena musicale da tantissimi anni, veramente tantissimi anni, e quello che mi ha colpito anche studiando e leggendo la vostra biografia è che siete riusciti anche a precorrere i tempi, perché bene o male vi siete sempre affidati ai fan anche per la realizzazione dei dischi, molto prima di Music Razer e tutte le campagne di crowdfunding. Questa voglio che risponde lui. Sì, sì, hai detto bene. Questo è il terzo disco realizzato tramite crowdfunding. Il nostro primo disco realizzato con crowdfunding era Mezze Stagioni. Ancora non esisteva il crowdfunding, l'abbiamo chiamato azionariato popolare. Ci siamo inventati appunto questa cosa di chiedere il finanziamento dei fan in anticipo per riuscire a produrre un disco come piaceva e volevamo che fosse realizzato questo disco. Una cosa che spesso le etichette... ti impediscono di fare, che ti impongono dove registrare, con chi, quando, come, i tempi. Noi in totale libertà, in questo periodo di imposizioni che arrivano un po' da tutte le parti, siamo riusciti a fare questo. Grazie ai fan che ringraziamo per l'ennesima volta, per la fiducia e la fedeltà. Beh, diciamo che ormai è qualche tempo che il mainstream vi ha scoperto. E cos'è cambiato secondo voi in quella che è la vostra musica da quando appunto è cambiato anche l'approccio del pubblico nei vostri confronti? Tocca a te. Ma no, guarda, principalmente è successo questo. Siamo diventati ricchi, come potete vedere, abiti di marca, case in riva al mare. A Deiva Marina abbiamo preso un piccolo bungalow delizioso. E grazioso. Poi rock and roll, droga e tutti gli eccessi. Sì, no, si fotte al mondo, sì, siamo tutti noi. Okay, in realtà non è cambiato moltissimo, anche se sicuramente avere tantissima gente davanti, no, sotto il palco è sempre una cosa incredibilmente emozionante, la gente ovviamente è triplicata, ma siamo effettivamente sempre noi, perché noi siamo... easy, no? Dalla nascita siamo sempre stati molto, molto semplici, amiamo la semplicità, noi ci definiamo pop popolare, per cui nasciamo dal basso e lì vogliamo rimanere, credo che rimarremo sempre, per cui non so cos'altro si potrebbe aggiungere. Insomma. Perfetto. Perfetto, dice lui. No, che forse sta cambiando qualcosa nel mondo della musica, appunto, ci si sta accorgendo che esiste una serie di gruppi che non fanno parte del mainstream, che si sanno far valere con dei testi e delle musiche altrettanto valide. Aggiungerei che forse è bene rompersi il cazzo di definire le cose con dei nomi troppo, troppo stringenti, tipo mainstream e tipo indie. È bene parlare di musica bella, musica che piace, musica brutta, musica che non piace, musica fatta de cuore e de panza o musica fatta per occasioni mondane o altri motivi. Quindi queste spaccature dietro le quali ci si nasconde un po' per dire ah vabbè ma sono gli altri a non aver capito, noi comunque rimaniamo fichi e puri. Secondo noi, almeno quello che stiamo cercando di dimostrare con questo percorso, è che non hanno più senso di essere trattate in questi modi.
Ragazzi, non posso che ringraziarvi, Festival Show, una bella occasione anche per farvi conoscere ancora di più a quello che è forse proprio il mondo, fra virgolette, mainstream, sempre parlando di quelle che sono le etichette. Grazie mille, grazie mille. A presto. E salutiamo il Music Italia. Ciao Music Italia, grazie per questa opportunità. Olè!